Allora, riprendiamo. Ovviamente, se avete da lamentarvi poi del docente, la colpa della scelta è sempre loro, quindi l'arti va tenuta fuori dalla responsabilità della scelta dei docenti. E, sì. Se opera nel campo socioassistenziale o educativo e ha anche il 30% di... può essere entrato. Anzi, ci sono diversi casi di cooperative perché in questo modo possono operare in più settori. Molto... Esatto. Chiaramente. Una cosa appunto interessante che veniva fuori da una domanda che faceva lui prima, diciamo fuori onda, era che evidentemente uno dei vantaggi principali della forma della cooperativa sociale è che la legge prevede anche la possibilità di attribuzione diretta di appalti senza gara, se diciamo si sta sotto le soglie comunitarie, e quindi ovviamente questo può essere un vantaggio. È chiaro che non è un obbligo, però insomma le amministrazioni, le pubbliche amministrazioni possono, proprio tenendo conto delle particolari finalità sociali di questo tipo di imprese, possono anche attribuire direttamente un incarico a una cooperativa sociale, e in genere capita, insomma. Allora, al netto dell'errore strategico dell'aver scelto me come docente, quindi vi tocca adesso proseguire in questa carrellata, e l'ultima forma, la più recente, di impresa sociale che abbiamo in Italia è appunto questa delle start-up innovative a vocazione sociale. Diciamo che questa normativa è stata introdotta dal precedente governo con quello che decreto legge crescita 2.0, fu un lavoro fatto proprio sulle start-up dal ministro Passera e da uno staff che lavorava con lui. Le start-up sono una di quelle che gli inglesi chiamano le buzzword, cioè quelle parole che devono ormai essere sempre presenti, perché se non le dite non siete abbastanza alla moda, oppure come dice Renzi non siete cool, e quindi praticamente non siete fuori dal mondo. Allora bisogna parlare di start-up, ed è stato introdotto questo concetto delle start-up innovative. Qual è innanzitutto quello che effettivamente la legge prevede, e poi facciamo un ragionamento su quello che in realtà potrebbe avvenire grazie all'introduzione di questa legge, perché è una legge che potrebbe avere delle prospettive e degli sviluppi interessanti. Innanzitutto, le start-up a vocazione sociale rientrano nel campo più generale delle start-up innovative, sono una sottosezione, diciamo così, delle start-up innovative. Questo decreto prevede dei vantaggi, fiscali, prevede dei vantaggi per chi investe in start-up, come per esempio la possibilità di pagare meno tasse laddove si vada ad investire una parte dei propri utili nello sviluppo di start-up che rientrino in questa categoria. Prevede altri vantaggi legati più genericamente alla disciplina del diritto societario, per esempio, che so, una start-up che fallisce non viene, diciamo, registrata come nel registro dei fallimenti, diciamo, del tribunale, e quindi il fallito ha molte meno conseguenze negative di quanto non avvenga normalmente nel nostro ordinamento,
banalmente, diciamo, le banche non vi prestano più soldi se nella vostra storia praticamente ci sono fallimenti. In questo caso, questo tipo di previsione viene limitata e ci sono quindi una serie di vantaggi interessanti dal punto di vista proprio concreto, operativo, per chi crea questo tipo di società. Anche in questo caso è abbastanza ampio il campo di forme giuridiche che possono essere considerate start-up innovative. Però siamo in questo caso nel campo delle forme societarie, quindi diciamo, le associazioni non possono in questo caso beneficiare di questa normativa, ma soltanto le varie forme societarie, società di persone, di capitali e anche le società cooperative nelle varie accezioni. Un riferimento importante è quello che qui è definito come societas europea, cioè nel nostro ordinamento possono operare evidentemente anche delle forme giuridiche di altri paesi che non sono previste in Italia. Questa normativa consente, e qui diciamo per dare una maggiore prospettiva internazionale sia a chi investe all'interno di queste società, ma anche a quelli che le creano. Perché la logica sarebbe proviamo a creare delle cose innovative in Italia, anche se magari a farle sono soggetti di altri paesi. Allora, anche altre forme giuridiche societarie presenti in altri paesi ma non in Italia possono acquisire questo requisito. Quali sono, vedete qui elencati quelli che sono i requisiti che la società deve avere per poter acquisire questa qualifica? Innanzitutto, un elemento importante è che i soci devono essere persone fisiche, cioè in questo momento, attualmente, non è possibile per una società di capitali essere socia di una startup innovativa. I soci devono essere esclusivamente persone fisiche. Poi mi concentrerei che le altre sono abbastanza ovvie, deve essere una nuova società, quindi costituita da non più di 48 mesi, deve avere sede in Italia, insomma, deve essere piccola, quindi con un fatturato non superiore a 5 milioni di euro. È interessante anche qui, la vedete, la previsione che non deve distribuire né deve avere distribuito utili in passato. Questa previsione che viene inserita anche qui ha però un limite temporale in questo caso. Poiché diciamo la definizione di startup innovativa si esaurisce dopo 48 mesi, superati i 48 mesi, anche questo tipo di società possono distribuire utili. Quindi è stato diciamo, replicato il concetto di cui abbiamo parlato prima più volte, cioè che non si possono distribuire utili, però con un limite temporale, cioè dopo 4 anni dalla Costituzione, quando non siete più considerati una startup innovativa, perché non siete più startup, avete ormai siete cresciuti, a quel punto il limite alla distribuzione degli utili non c'è più. Quindi in teoria si apre, come dire, un'altra porta all'interno del nostro ordinamento per una novità. Qui stiamo parlando ovviamente delle start-up innovative in generale. Questa possibilità si apre anche per le start-up innovative a vocazione sociale, che abbiamo detto sono una sottocategoria di questo decreto più ampio. Quali sono i requisiti per poter essere riconosciuto come start-up innovativa? Vedremo che sono requisiti legati a condizioni diciamo, di utilizzo di nuove tecnologie, l'utilizzo della ricerca, sia da un punto di vista strumentale che anche dal punto di vista delle persone che sono coinvolte all'interno di queste organizzazioni. Quindi un primo requisito, e i requisiti che vedremo sono alternativi, cioè non bisogna averli tutti assieme, basta averne uno per essere riconosciuto come startup innovativo. Quindi innanzitutto le spese in ricerca e sviluppo
devono essere uguali o superiori al 20% tra quello che è il valore maggiore tra costo e valore della produzione. Non entriamo nel merito, ma sostanzialmente se voi fatturate o avete dei costi aziendali X, il 20% di questo X sono costi di ricerca e sviluppo, potete essere startup innovative. E vediamo che il concetto di ricerca e sviluppo è abbastanza ampio. Eliminando tutto ciò che è l'acquisto di beni immobili, quindi non ci si può comprare casa fingendo che sia un laboratorio, insomma cose del genere, questo non si può fare. Però poi tutto ciò che è la redazione del business plan, le sperimentazioni, i servizi degli incubatori certificati, questo è un altro soggetto che è stato introdotto da questa legge, gli incubatori certificati, ma insomma non entriamo nel merito. Piuttosto che i costi legati a consulenti o personale che si occupano di ricerca e sviluppo, spese legali per la registrazione o anche per la registrazione dei brevetti. Quindi c'è un ampio ventaglio di spese che possono essere considerate dentro questo 20%. Un altro requisito è quello di occupare soggetti che siano o dottori di ricerca, oppure che siano laureati ma che abbiano svolto almeno 3 anni di attività di ricerca in Italia o all'estero. Sì, esatto. E quindi anche qua una previsione abbastanza interessante, nel senso che la famosa fuga dei cervelli, in teoria questo strumento può consentire, se si riesce a mantenere qualche cervello, evitare che se ne vada all'estero e lo si inserisce all'interno di una iniziativa di questo genere, può consentire, se è almeno un terzo dei soci, può consentire di ottenere questa qualifica, cioè dei lavoratori, non dei soci, scusate. L'altro requisito è quello dei brevetti proprio. Se siete depositari, licenziatari di un brevetto, quindi un'invenzione registrata, anche questo requisito consente di acquisire questa qualifica. È chiaro che quando si parla di brevetti parliamo proprio di invenzioni scientifiche, insomma, che siano state ufficialmente registrate dall'Ufficio Brevetti Nazionale. Questi tre requisiti, come detto, sono alternativi, quindi basta averne uno dei tre. Le start-up innovative a vocazione sociale sono quelle che hanno uno dei requisiti che abbiamo visto prima e che in più operano nei settori previsti dalla legge sull'impresa sociale che abbiamo visto prima della pausa. Cioè, se si opera nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria, educativa, tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione, servizi, ecco il famoso 70% che avevamo visto prima, e si hanno le caratteristiche della startup innovativa, allora si può essere una startup innovativa a vocazione sociale. Dite voi, ma a parte il bel nome, diciamo che complesso ed articolato, qual è il vantaggio? Oltre ad avere quei vantaggi che dicevo prima, la startup innovativa a vocazione sociale aumenta, cioè se ovviamente questa è una norma che non ha ancora i suoi decreti di attuazione, quindi non siamo ancora nello specifico di capire, che ne so, il vantaggio fiscale X, la startup innovativa a vocazione sociale c'ha X più 1. Però la norma prevede che se siete startup innovative a vocazione sociale avete ulteriori vantaggi rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Quindi dovrebbe essere ulteriormente interessante. Ci sono due cose su cui concentrare l'attenzione per quanto riguarda questa norma. Innanzitutto quello che vi dicevo prima, cioè il limite alla distribuzione degli utili si ferma dopo 48 mesi. Questo che vuol dire? Che se voi fate una SRL con le caratteristiche della startup innovativa, dopo 4 anni e avete la qualifica di impresa, ricordate che prima la qualifica di impresa sociale stabiliva che non si potesse distribuire utili nemmeno in maniera indiretta. In questo caso la startup innovativa a vocazione sociale dopo 4 anni potrà distribuire utili.
Quindi in teoria voi oggi potreste creare una SRL che per esempio impiega un terzo di dottorati o di laureati con quelle caratteristiche, iniziare ad operare in un settore che rientra tra quelli sociali e tra 4 anni, continuando a lavorare in quel settore, potete cominciare a distribuire utili. Che ci lavorano in società, cioè non hanno neanche un rimborso spese, No, niente. attenzione. Ah, adesso. Torniamo alla differenza che facevamo prima con la collega che è scappata. Sta lì. Ha cambiato, si è messa più comodo. Una cosa è la retribuzione del lavoro e una cosa è la distribuzione degli utili. Cioè, qua dentro, ovviamente, chi ci lavora viene pagato. Sì. No, ma anche non un minimo, insomma. Chi ci lavora viene pagato. Il punto è, una volta che hai pagato quelli che ci lavorano, hai sostenuto tutte le spese, con quello che ti resta, che cosa fai? Con l'utile che ti resta alla fine, che cosa ci fai? La legge sull'impresa sociale ti dice che tu non lo puoi utilizzare se non all'interno della tua organizzazione, non lo puoi dare ad altri. Qui, dopo 4 anni, tu puoi anche darlo ad altri, distribuirlo ai tuoi soci. Farne degli investimenti in borsa, ne fai quello che vuoi. E quindi abbiamo, diciamo, l'introduzione di un nuovo passettino, come dire, di una nuova crepa in quello che è il concetto, iniziale che abbiamo visto permea un po' tutta la normativa italiana, cioè che il no profit non distribuisce, tutte le attività legate al sociale, al terzo settore non distribuiscono aiuti. Peccato? Peccato non avere il dottorato, però non è che siano pochi quelli che hanno il dottorato, ce ne sono. Poi non è il dottorato all'estero, il dottorato è anche in Italia, e basta anche essere laureati, non dottorati, purché si sia svolta attività di ricerca in Italia o all'estero. Quindi diciamo c'è una platea di ricercatori abbastanza vasta, precari e così via, che possono essere, ricordo che è un terzo, quindi in realtà 5 soci, basta che due abbiano queste caratteristiche per poter avere questa. No, anche gli sgravi fiscali vengono meno. In realtà tu perdi la qualifica di startup innovativa. Però, come dire, i vantaggi fiscali hanno un senso all'inizio. Cioè, poter beneficiare di un vantaggio fiscale per i primi 4 anni della tua attività è già un vantaggio notevole. Va bene nella fase iniziale, cioè Startup è la fase. poi diventerete comunque un'azienda, un SRL, un SS a tutti gli effetti, Esatto. gli oneri fiscali e più varie istituzioni lì, perché sennò Esatto. sarebbe poi un controsenso con chi e non Esatto. la distribuzione degli utili e però la scheda La fiscale. startup è la fase È solo iniziale, per la per fase iniziale, poi dire. dopodiché diventa un'impresa. L'esclusione dal progetto fallimentare permane di Cioè, vengono poi, appunto, poiché i regolamenti di attuazione non ci sono ancora, bisogna vedere poi che cosa scriveranno dentro questi regolamenti di attuazione. Ci sono anche delle normative per le quali i regolamenti di attuazione non sono mai stati fatti. Quindi vediamo che succede. Però, insomma, si apre la possibilità di distribuire anche gli utili dopo i 4 anni, e questo è un elemento concettualmente importante. C'è anche un altro elemento che diventa interessante come conseguenza di questo, e cioè che se io posso distribuire gli utili dopo un certo periodo di tempo, in teoria può diventare più interessante per dei soggetti che non lavorano all'interno della società, l'esempio che facevo prima con Roberto, no? Se io non lavoro all'interno della società, e lui sì, ma io so che dopo 4 anni questa società mi potrà distribuire degli utili, io
ci può essere un maggiore interesse da parte mia, a parte l'interesse per il bene collettivo, ad entrare in questa società. Oppure potrei essere interessato ad entrare in questa società anche se del benessere collettivo non me ne frega niente, ma semplicemente perché posso avere la possibilità di guadagnare. Poiché stiamo parlando di iniziative di innovazione tecnologiche e così via, ci potrebbe essere, che ne so, uno che si inventa il Google sociale del futuro. Anzi, diciamo che gli inventori di Google sostengono che Google è un'impresa sociale, perché apre la conoscenza e la possibilità di disporre informazioni in maniera universale e quindi fa, cioè, loro si definiscono impresa sociale, fanno utili spaventosi, però non li fanno perché tu paghi la consultazione delle mappe o ma li fanno perché poi vendono la pubblicità. Quindi è un modello, diciamo, di business che in un certo senso poi può essere, ovviamente tutto è contestabile, però loro erogano un servizio di metterti a disposizione informazioni che altrimenti tu avresti molta difficoltà a trovare, non te le fanno pagare, poi, diciamo, te le fanno pagare in un altro modo, diciamo, attraverso la pubblicità, attraverso il fatto che vendono le informazioni che tu gli fornisci. Però, insomma, potrebbe esserci, appunto, quello che si inventa un meccanismo innovativo di questo genere, e quindi a me fossi diventato socio di Google quando l'hanno inventata, adesso probabilmente non sarei qui, oppure ci sarei lo stesso, però sarei il proprietario del palazzo, insomma, potrebbe essere interessante. Quindi la grande novità di questa legge, più che, come dire, i vantaggi fiscali che può produrre, è proprio questa porta che apre, o che potrebbe aprire, bisogna vedere poi come verrà concretamente attuata, alla possibilità di distribuire utili all'interno del sociale. Quali sono a questo punto i numeri di quello di cui stiamo parlando fino a questo momento? Grosso modo, le cooperative sociali sono tra le 12 e le 15.000, c'è questa oscillazione perché, come sempre in Italia, non c'è una fonte certa dove si può attingere. Addirittura il recente censimento dell'Istat dice che sono poco meno di 9.000, perché non tutti quelli che sono cooperative sociali hanno risposto al censimento, quindi in realtà anche i dati ufficiali, che peraltro non sono ancora ufficialmente disponibili, del censimento del 2011, non ci danno certezza. Diciamo che le organizzazioni di categoria, le camere di commercio, stimano un numero tra i 12 e i 15.000 come cooperative sociali, A e B insieme. Se includiamo associazioni e fondazioni, quindi questo concetto più ampio di impresa sociale, arriviamo circa a 80.000. Le imprese sociali, invece, propriamente dette, quelle della legge 155, sono solo 600 circa. E quindi quando io vi dicevo che la legge sull'impresa sociale non ha avuto successo perché di fatto non generava nessun vantaggio, lo si vede poi anche nei numeri. Rispetto a 80.000 che potrebbero avere diritto a questa qualifica, soltanto 600 l'hanno effettivamente richiesta, e di queste 600 parecchie sono delle scuole private, perché la legge prevede, diciamo, un percorso facilitato per le scuole private per ottenere la qualifica, e quindi molte l'hanno utilizzato, ma altrimenti, diciamo, sono veramente poche le imprese sociali ex legge. Gli occupati sono tra 1 milione e 1,5 milioni, che non è male. Si prevede circa 10 milioni di fruitori dei servizi erogati da queste imprese sociali, con un fatturato di 10 miliardi, più o meno la manovra finanziaria che stanno facendo. E se ampliamo il campo di riferimento a tutte quelle imprese profit, cioè società di capitali, società di persone, che operano nei settori che abbiamo visto nella normativa sull'impresa sociale o sulla cooperazione sociale,
quindi tutti quelli che operano nella sanità, nell'educazione, nella formazione, istruzione, eccetera, eccetera, arriviamo a quasi 500.000 di potenziali imprese sociali. Quindi la dimensione di questo settore è sicuramente economicamente molto rilevante, anche in Italia, dove non abbiamo raggiunto delle dimensioni per quanto riguarda le singole imprese paragonabili a quelle che sono in altri paesi. Per farvi un esempio, nel regolamento comunitario che è stato approvato e relativo al social business, che poi vedremo nel pomeriggio, si è aperta una discussione su quale dovesse essere il limite superiore, limite massimo di fatturato che consente di accedere, diciamo, alla definizione di social business con tutto quello che ne consegue. La discussione a livello europeo ha portato a ragionare su un limite di fatturato per singola azienda di 30.000.000 di euro l'anno. Vuol dire che una cooperativa, cioè una società, un'impresa che fattura 30.000.000 di euro può rientrare nel concetto europeo di social business. Ora, le imprese sociali, queste che abbiamo visto nella nostra normativa, che fatturano 30.000.000 di euro, saranno forse 10-15 in Italia, e sono in genere dei grossi consorzi, non sono singole imprese. Mentre invece negli altri paesi, in Olanda, in Gran Bretagna, in Germania, sono molti di più. Quindi la dimensione singola della singola impresa sociale italiana, come in realtà avviene anche per l'impresa normale italiana, è molto, mediamente molto più piccola di quella degli altri paesi. Lo stesso avviene anche per l'impresa sociale. Abbiamo delle realtà medio-piccole in Italia, mentre invece all'estero ci sono delle organizzazioni molto più grandi, e chiaramente, poiché potete facilmente immaginare che noi non possiamo impedire ad una società olandese o a una società inglese di partecipare a un bando in Italia, quando la normativa sarà stata recepita in Italia, e sostanzialmente lo dovrà essere per forza nella nuova programmazione, in teoria una società inglese che fattura 30.000.000 di euro potrebbe venire a Galatina a competere sullo stesso bando per la gestione, che ne so, di questo palazzo con una cooperativa sociale locale che fattura 300.000 euro. E quindi la competizione a livello europeo diventerà anche insomma molto, molto interessante. Volevi chiedere qualcosa? No, visto adesso. Ok. Ora, questo è un esperimento che adesso facciamo per vedere se avete capito tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina. Questo qui non si legge niente, quindi ve l'ho stampato, non si legge niente nemmeno stampato, però siamo con quelli che hanno un occhio più attento, non so se ci sono per tutti, sono una trentina, magari... No. Allora, questo è un, lo hanno chiamato labirinto dell'impresa sociale, è un gioco che hanno fatto dei nostri partner di Avanzi. Avanzi è una, avete tutti di qua, Avanzi è una impresa sociale che è a Milano, ed è praticamente la prima impresa low profit italiana. Che vuol dire che è un'impresa low profit? Non è che è una nuova, cioè che mi sono dimenticato di dirvelo tra quelle che, di cui abbiamo parlato finora, è una SRL a tutti gli effetti, normale, che non ha nessuna caratteristica particolare, ma che si è autoimposta nel proprio statuto
la non distribuzione degli utili. Quindi è una SRL che potrebbe distribuirli secondo la legge, ma si è autoimposta la non distribuzione degli utili e che sta portando avanti una impostazione di, diciamo proprio culturale, di introduzione per le SRL di un che operano nel sociale, di un tetto alla distribuzione degli utili, cioè che all'interno dei propri statuti si stabilisca che oltre, che ne so, il 5% non si può distribuire. Poiché è una cosa che la normativa italiana non prevede, è un lavoro proprio di approfondimento che si sta facendo con dei notai, per predisporre degli statuti che all'interno, come dire, delle maglie della normativa italiana possa autolimitarsi la distribuzione degli utili. E trovate quindi anche sul loro sito un esempio di statuto di questo genere, e loro sono uno dei primi incubatori di imprese sociali innovative di questo genere. Anche questo incubatore è a Milano. Tra i soci di questo incubatore c'è uno dei, forse l'unico venture, social venture capitalist italiano, che è Oltre Venture, che è un'altra società milanese che fa investimenti esclusivamente all'interno di imprese che hanno le caratteristiche, pur essendo SRL, che hanno come obiettivo il raggiungimento di un obiettivo sociale. Quindi diciamo è una sorta di movimento che sta cominciando a sorgere all'interno del mondo finanziario, diciamo, a Milano, per capire quali possono essere gli strumenti attraverso cui questo mondo finanziario può cominciare a interagire con il mondo dell'impresa sociale. Loro hanno elaborato questo schemino che si chiama appunto labirinto dell'impresa sociale, che prevede una serie di percorsi a seconda delle scelte che volete fare per arrivare a vedere quale può essere la forma giuridica più interessante per realizzare quello che avete in mente di fare. Quindi adesso vi lascio un quarto d'ora per ragionare su questo schemino e vedere in pratica dove andate a finire a seconda delle scelte che fate, e poi ne parliamo assieme. Penso che questo magari lo possiamo staccare adesso. No, c'è qualcuno che si è arreso strada facendo di fronte ai... Allora, vediamo, cominciamo dall'estremo destro, insomma, quelli proprio imprenditoriali duri. C'è qualcuno che si è trovato a diventare impresa profit? Impresa sociale, quella della legge, no? Dico, partendo proprio da lì. Profit nessuno. Qua imprenditori, nessuno vuole fare soldi. Nemmeno low profit, cioè neanche pochi soldi. Cioè, tu sei arrivato low profit. Raccontaci il tuo percorso, dai. Insomma, Cioè tu non hai avuto... Ho 20 anni, cioè se sapessi cosa dovessi fare, probabilmente lo sarei nemmeno qui. Cioè tu sai naturalmente che gli inventori dei vari Facebook, Google, eccetera, erano più o meno età tua, insomma, quando sono partiti, quindi dire ho 20 anni non giustifica. No.
anzi, diciamo, meno male che c'hai 20 anni, beato te che hai 20 anni e puoi ancora inventarti un sacco di cose. No, mi interessa capire se tu sei arrivato lì, vuol dire che... Sì. Anche rispetto poi a tutto il discorso che ho fatto sul maglia o della normativa italiana, è capire cosa si intenda per o cosa qualcuno vuole intendere per missione sociale, perché ti impegna nel rispetto della missione sociale, cioè dipende e cosa poi vuoi fare. Cioè, che idee hai e poi concretamente come mettere in pari. Quello vuol dire se tu ti poni l'obiettivo di perseguire una missione sociale, poi questo obiettivo della missione sociale ti può anche limitare una serie di scelte nella gestione dell'azienda, perché che ne so, se la tua missione sociale è la salvaguardia dell'ambiente di un certo contesto, ovviamente per essere coerente con questa scelta anche all'interno della tua impresa dovresti agire di conseguenza, che può voler dire però non posso essere favorevole a un inceneritore, per dire. Non puoi essere favorevole a un inceneritore in generale, ma probabilmente all'interno della tua azienda devi essere proiettato, che ne so, al riciclo e al riutilizzo della carta piuttosto che dei toner, diciamo, delle stampanti. Devi consentire, per esempio, che i tuoi dipendenti, mettere i tuoi dipendenti nella o i tuoi collaboratori, i tuoi soci nella condizione di poter rispettare l'ambiente. Quindi in questo senso, diciamo, l'impegno sulla missione sociale deve riflettersi poi sull'azienda, perché altrimenti, a parte che, come dire, la bellezza, diciamo, teorica di tutto ciò, però è chiaro che se tu ti vendi sul mercato come un'azienda responsabile dal punto di vista ambientale, che persegue degli obiettivi ambientali, e poi un bel giorno qualcuno dice sì, ma scarica a mare i rifiuti della lavorazione piuttosto che i computer che c'ha nell'ufficio, una volta che se non si rompono li butta alla finestra, immediatamente viene meno tutto e tu non ti puoi nemmeno più vendere come un'impresa socialmente, cioè, sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale, e probabilmente perdi anche i tuoi clienti. Quindi in questo senso la scelta, una volta che è fatta, devi essere in grado di impegnarti sul perseguimento di quella scelta. Quindi ogni bivio, diciamo così, comporta una presa di coscienza di quello che si vuole effettivamente fare. Io credo che, insomma, la domanda principe, diciamo, caratterizzante per questo algoritmo è la prima. Tu dove sei arrivato, innanzitutto? Come... Io sono arrivato allo startup a vocazione sociale. Sei arrivato allo startup a vocazione sociale, quindi sei abbastanza imprenditoriale. Qual è la... È appunto quello che dice, ti senti un imprenditore, cioè... Più che la parola più grossa non è tanto missione sociale, ma quella imprenditore, ti senti imprenditore. Oggi essere imprenditore non è soltanto la responsabilità interna ed esterna nella missione, ma appunto nelle capacità di saper ottemperare alle problematiche di volta in volta vengono a crearsi, e soprattutto alla gestione del personaggio, dell'interazione tra i soggetti interni ed esterni. La domanda principe è difficile da interpretare, appunto, ti senti un imprenditore, perché poi alla fine arriviamo comunque a una cooperazione. Io posso... invece la senti in gioco, allora, hai una missione sociale, hai bisogno di uno, questa cosa mi blocca, è quasi come, no? Sì, è quasi
dai quasi per scontato che chi ha una missione sociale debba poi prevalentemente fare un qualcosa che non ha una finalità di lucro. Io lì l'altro mi sono dovuta un po' forzare, ho detto no, devo essere sincera. E sono verso il sì. Invece la mia chiave di volta è stata proprio questa. Cioè, non essendo molto indecisa sul ti senti un imprenditore, devo dire, ho effettuato il percorso su tutte e due. Quindi, e non vale. Il fatto è che chiaramente su iPad e di lucro entrambe le strade mi portavano lì. Per cui, essendo certa del no, ho fatto la strada e o scegliendo consapevolmente o meno il senso imprenditore, comunque sono sempre arrivata alla cooperativa sociale di. Cioè, quindi il mio snodo è stato effettivamente maggiore su finalità di lucro, per me è stato no, però voglio dire mi ha condotto sia sulla scelta di essere imprenditore, sulla scelta di non esserlo, sempre sulla cooperativa sociale. Sì, sono finita nella cooperativa sociale. La cooperativa mutualità prevalente, sì, non ne abbiamo parlato perché diciamo, è la cooperativa normale, cioè è la cooperativa non sociale, ma è una cooperativa normale che deve essere a mutualità prevalente, come dicevo prima, cioè deve prevalentemente occupare i propri soci. E, come? Per esempio, insomma, cioè COP. Quella COP sei tu, quella lì, quella è una cooperativa che non è sociale, è una cooperativa di commercio, diciamo, e ce ne sono, cioè Unipol è una cooperativa, insomma, ci sono grandi aziende che sono cooperative non sociali, ovviamente. A partire da quello che dove voleva arrivare, cioè, la domanda principe è se ti senti imprenditore o meno, nell'algoritmo, insomma, nella qualità della scelta della forma giuridica, andava a precludere la consapevolezza che il soggetto possa essere predisposto alla cooperazione, cosa che l'imprenditore invece è individualista e egoista al tempo stesso. No, questo è un altro concetto interessante. Allora, tu dici innanzitutto la scelta se uno si sente imprenditore o meno. Qua il concetto di ti senti imprenditore va inteso come ti senti uno che ha voglia di rischiare, che ha la determinazione di fare qualche cosa in prima persona per se stesso, non è necessariamente in contrapposizione con la cooperativa, perché in realtà, certo, nella nostra tradizione cattocomunista le cooperative sono, in senso buono, le cooperative sono, diciamo, la massima espressione imprenditoriale di una modalità collettiva di fare impresa, però sempre impresa, e tendenzialmente, almeno a me, pur diciamo prendendo atto della estrema validità concettuale del modello comunitario di fare impresa, però alla fine dentro le cooperative ci sta sempre qualcuno che prende in mano la situazione e che, diciamo, ha una maggiore propensione imprenditoriale individualista, come dici tu, e gli altri che poi ci lavorano dentro, collaborano, coadiuvano, ma alla fine emerge sempre qualche figura che ha una maggiore propensione imprenditoriale. E quindi qui la scelta è principalmente dire ti senti imprenditore, vuol dire vuoi diventare dipendente pubblico oppure no. Quindi se hai una propensione a fare da te, a avere iniziativa, avere, diciamo, creatività eccetera, allora indipendentemente poi dal fatto che ci vuoi guadagnare o meno, quella è già una scelta successiva. Cioè ti senti di essere imprenditore perché ti vuoi mettere in gioco, è una prima scelta. Uno può anche dire no, io voglio il posto al comune. Ecco, se tu ti senti imprenditore solo perché non hai il posto al comune, non funziona molto bene dal punto di vista proprio della scelta personale. Però una volta che si fa questa scelta, allora poi si può decidere di essere imprenditore che si pone l'obiettivo di guadagnare solo, legittimo, io voglio fare l'imprenditore perché voglio fare un sacco di soldi,
oppure un obiettivo di guadagnare, nel senso di comunque lavorare e vivere di quello, ma accanto a quello avere anche una missione sociale. E in un certo senso essere disposti, e qui praticamente ci sono le varie scelte della, insomma, della prima fascia della tabella, a compensare un po' di guadagno con l'impatto sociale che si va a perseguire. Cioè, io sono disposto a guadagnare un po' di meno rispetto a quello che potrei vendendo le armi oppure inquinando come un pazzo tutto quello che incontro, so di guadagnare di meno, ma lo faccio perché in questo modo ottengo anche un vantaggio sociale significativo, di cui poi io stesso beneficio, oltre che la collettività, la comunità nella quale vivo. Quindi queste sono le prime scelte, insomma, che vi hanno messo in difficoltà. Però è chiaro che sono scelte importanti, determinanti, perché nel corso della vita dell'azienda o di qualunque tipo di organizzazione, poi vi viene fuori, vi troverete sempre di fronte a una possibilità di guadagnare di più rinunciando a un po' del vostro impegno sociale, oppure di guadagnare di meno facendo prevalere l'impegno sociale. Oppure, prima ancora, vi potreste trovare di fronte alla possibilità di avere un impiego in una partecipata pubblica del comune, perché un amico vostro è diventato assessore, e allora praticamente se siete disposti a fare quel tipo di scelta, vuol dire che realmente questa propensione imprenditoriale all'inizio non ce l'avevate. Questo è... Allora, vediamo un po' qualcun altro che è arrivato alla startup innovativa a vocazione sociale. Sì, sì, a parte te che stai sempre in mezzo. Nessun altro? No. All'impresa sociale invece, a parte lei, sei arrivata anche tu. Che dubbi hai avuto strada facendo? Io? Sì. No, dubbi no, nel senso che decisa. Sono abbastanza sì decisa, anche se poi penso che questo sì sia valido in un sistema economico quasi perfetto, nel senso che poi in un momento di crisi come il nostro un po' i percorsi vengono invertiti, nel senso che magari uno vuole pure far creare un'impresa, però non si sente neanche di rischiare più di tanto, per cui parte magari da forme associative, tipo un'associazione di promozione sociale, ad esempio, per poi insomma crescere o comunque diventare altro, o non lo so. Vabbè, a me è venuto proprio diretto all'impresa sociale, nel senso, a me, cioè, ti senti imprenditore? Sì. Hai una missione sociale? Sì. Hai finalità di lucro? Sì. E poi vabbè, tutto fino all'impresa sociale, perché secondo me innanzitutto si può svolgere un'attività utile alla società e avere finalità di lucro, tranquillamente, perché hanno detto che devono essere tutti San Francesco, insomma. Ma non avere finalità di lucro non vuol dire essere San Francesco, però. No, però è giusto pure che uno comunque possa trarre dei benefici economici dal proprio lavoro, perché cioè sì, chiaramente oltre allo stipendio, no? Perché dico, comunque possa essere libero di utilizzare i propri utili che dipendono dalla propria attività come meglio crede. Legittimo, assolutamente. Basta, insomma, non ho avuto dubbi. Posso farti una domanda, Marco? E non avevo dubbi nemmeno io. No, nel senso, nella tua esperienza, quando la probabilità che un'impresa sociale possa trasformarsi, che ne so, un'associazione volontariata diventa impresa sociale, una cooperativa diventa impresa profit, nella tua esperienza, nel tuo vissuto, hai mai visto queste trasformazioni? Durante l'esercizio della propria attività abbiano scelto di cambiare la forma giuridica. Anche questo presenta molti limiti nella nostra legislazione. Le cooperative, per esempio, non si possono trasformare, per legge non si possono trasformare in un'altra forma giuridica. Chiudono,
perdono tutto il patrimonio che hanno accumulato e quindi poi eventualmente aprono gli stessi soci una nuova forma giuridica, però il fatto che tu perda praticamente tutto il tuo patrimonio nel momento in cui la chiudi, di fatto impedisce, diciamo, questo tipo di scelta. L'impresa sociale abbiamo detto che non è una forma giuridica autonoma, dipende da che cosa c'è sotto. E succede, il caso assolutamente più frequente, che ci siano dei gruppi che partono come associazioni e poi all'interno dell'associazione alcuni dei soci di questa associazione diventano poi cooperativa sociale. Diciamo che molte, insomma, credo forse la maggior parte delle esperienze di cooperazione sociale che funzionano vengono da un'esperienza di associazionismo, insomma, di volontariato precedente, e poi hanno deciso di trasformarsi in cooperativa e quindi fare. Però, diciamo, ovviamente invece se tu sei società di capitali o società di persone, queste trasformazioni sono evidentemente più facili, ti puoi ovviamente più facilmente modificare la tua forma giuridica, perché quello ti viene consentito dalle norme, quindi diciamo che sono più flessibili rispetto alle forme più tipicamente del terzo settore. Anche quello, ovviamente, in un certo senso tu questa flessibilità la paghi, perché ti costa di più tenere in piedi una società di capitali. Società di capitali, tu devi avere un capitale iniziale che devi versare, poi te lo devi riprendere, puoi riprendere, però insomma devi andare al notaio con 20.000 euro e dire: io ho questi 20.000 euro che costituiranno il capitale sociale della mia società. Poi ci sono state modifiche legislative anche su questo, però tendenzialmente sono più flessibili. Le altre forme sono un po' più rigide, perché portano dei vantaggi fiscali. Tu paghi sicuramente meno tasse, anzi praticamente non ne paghi con una forma associativa, le paghi in misura ridotta con la cooperativa, le paghi pienamente con le società di capitali o di persone. Quindi dipende insomma da quelle che... È ovviamente difficile fare la scelta all'inizio. Quindi tendenzialmente tutti quanti all'inizio fanno quello che gli costa meno. Però, come diceva lei, però è anche vero che se tu sai dove vuoi andare, fai determinate scelte. Se non sai dove vuoi andare, è chiaro che è più difficile, nel momento in cui ti trovi di fronte al bivio della vita, dire: io adesso vado di qua o vado di qua. Finisci per rimanere in mezzo. Quelli che rimangono in mezzo in genere non vanno da nessuna parte. C'era anche lui che era arrivato alla impresa sociale, giusto? Un po' alla mia storia precedente, un po' a un paio di considerazioni molto semplici che sono arrivato subito sul nome che mi ha portato nelle forze di verità. Se mi sento imprenditore, dopo altre esperienze di tipo lavorativo dovuto al nome dipendente, allora mi piacerebbe provare qualcosa da me, per cui vado a testa come imprenditore. Anche la di lui mi sembra il discorso della collega perfetto, nel senso che è legittimo per l'inventare di lucro, anche se diciamo, non necessariamente di lucro estremo, di estremo, non c'è ma c'è tutto. Erano legittimissimi, anche perché se non c'è neanche la benzina in macchina da andare a lavorare. Anche la relazione alla distribuzione dei flutti, in un certo senso considero legittima. No, il capitale sociale di un'impresa è un capitale sociale. In alcuni elementi, anche etimologici di un'impresa, c'è il riferimento alla socialità, per cui secondo me un'impresa ha un'impresa sociale, anche l'impresa bancaria, probabilmente detto, no? Ha nella generale, abbiamo detto, cioè una banca ha una tutela generale, quindi quasi tutto può essere impresa sociale. Ma un sistema aziendale italiano o mondiale, per forza di cose deve avere
però ho colto il senso nel senso, come se dovessi fare un'impresa, so che un'azienda che abbia comunque queste loro interventi, questi nei settori di lavoro prima, e sono arrivato in più fondo. No, non mi sta simpatico, non sono in più veloce, sono io e 600 altre persone in Italia. Per adesso, per adesso. I settori della legge 155, quali sarebbero? Perché questo è il discrimine tra quello, portare il piacere sociale della legge 155 e poi la low profit. Quali sarebbero su questo discrimine? Perché c'è la domanda, il video, palese di imprese in uno dei settori di utilità sociale che si legge, non è solo quindi la distribuzione o meno del mille. Sono questi i settori. Quindi assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, tutela ambientale, tutela dei beni culturali, formazione universitaria extrascolastica, turismo sociale. Quindi un'impresa low profit in settori non esiste? No, allora l'impresa low profit non esiste nel senso che non è una forma giuridica, è una modalità per coloro che vogliono comunque seguire quello schema, che quando arrivano, diciamo, alla fine dello schemino, quando arrivano praticamente qui, dove sta? Qua giù. Qua. Dice: io ho propensione imprenditoriale, sono d'accordo sulla finalità di lucro, sono anche d'accordo sulla distribuzione degli utili, però non opero in quei settori, che faccio? Ma sparo? No, perseguo un altro percorso che, diciamo, è più complicato, nel senso che attualmente non esiste una forma giuridica che consente in Italia di distribuire utili operando in settori diversi rispetto a quelli, cioè non c'è questa possibilità. Settori. Io non ho scelta, non posso, devo o distribuire utile, cioè no, devo distribuire l'utile, esatto. E basta. Perché la legge 155 dice che non puoi distribuire l'utile. Se si vuole essere impresa sociale. Se vuole essere impresa sociale. Perché tu puoi comunque svolgere un'attività che ha tutti i fini di lucro, anche nel settore ambientale, nel settore. È chiaro. Cioè se tu vuoi essere un'impresa sociale, se vuoi essere considerata dalla legge un'impresa sociale, devi necessariamente operare in uno di quei settori con quelle caratteristiche, ma dovresti avere anche, mettere su una SPA, un SRL, avere tutti i fini di lucro di questo mondo senza limiti in assoluto, pur operando in campo educativo, in campo dell'istruzione, nel campo del turismo sociale e quant'altro. Semplicemente aumentando sì, lo stipendio potrebbe distribuirlo. Non so se no, perché non si può fare nemmeno indirettamente. Chiaramente, cioè, non si aumenta lo stipendio, faccio un altro contratto, assumo una terza persona. Ci deve essere sempre qualche giudice, qualcuno che ti denuncia per averlo fatto, e che poi. Però la legge dice che nemmeno indirettamente puoi distribuire, quindi nemmeno aumentandoti lo stipendio. Quindi se la tua scelta è: io voglio operare in quei settori, in uno di quei settori, giusto, però voglio anche distribuire l'utile, e allora questa scelta non ti consente di andare verso la legge 155, ma diciamo devi stare al di fuori di quel parametro. Oggi, diciamo, stare fuori da quel parametro della 155 non comporta nulla, perché non ci sono vantaggi nello stare dentro, però se la tua scelta è quella di distribuire utili però in modo limitato, non c'è oggi una normativa in Italia che ti consente di fare questo tipo di scelta, se non quello di autolimitarti statutariamente, se trovi il notaio che te lo fa fare, la possibilità di distribuire utili. Questo è il passaggio. L'unico spiraglio rispetto a questa cosa che vuoi fare tu è il discorso della startup innovativa che abbiamo detto prima,
che consente dopo 48 mesi anche di distribuire gli utili, operando anche nei settori della 155. Startup innovativa a vocazione sociale è quella che opera nei settori della 155. Però lì hai il limite di dover avere il dottorato, di dover avere fare alto valore tecnologico, che non è detto che... Però, diciamo, è l'unico caso che consente di operare in quei settori e di distribuire anche gli utili. E questo è un dibattito attualmente molto aperto. Questo tavolo al Ministero, spesso viene fuori il tema della modifica della 155 per consentire anche la distribuzione degli utili. C'è una proposta che è stata fatta da un gruppo di associazioni, di soggetti che ruotano attorno al settimanale Vita, che è uno dei giornali di settore più noti, e che ha proposto una serie di modifiche alla 155, tra cui c'è anche la possibilità di distribuire il 50% dell'utile. Quindi è un dibattito, però per adesso in Italia non è possibile. Fiscali, insomma, contabili ci sarebbero per aggirare il discorso del... Ogni normativa ha la sua scappatoia. Cioè, nel senso che però... comunque a me capitava di sentire anche il discorso degli storni, poi un po', cioè, se uno contabilmente decide di non chiamarlo utile, di chiamarlo in un altro modo, cioè, volendo, c'è sempre però la possibilità che qualcuno ti denunci perché l'hai fatto. No, per verità, bisogna vedere comunque... cognizione di quello che si sta facendo. Per il semplice fatto anche, cioè, nel senso, l'impresa per definizione ha una produzione dinamica, no? O va in sottoproduzione o va in sovrapproduzione. Non esiste un'impresa che sia... Andiamo nel complicato. Cioè, non è possibile che sia sempre in pareggio, costi ricavi. Comunque agisce in un mercato dinamico e se stessa gestisce delle risorse che sono dinamiche, di conseguenza o è sottoproduzione o è sovrapproduzione. Se non ho incentivi ad andare in sovrapproduzione e quindi ad investire nell'azienda, in quanto poi dopo gli utili non li posso redistribuire, in tal senso sono quasi verosimilmente tirato, incentivato ad andare in sottoproduzione. Cioè, nel senso, se posso investire un po' più del mio tempo, delle mie competenze per far crescere l'impresa, non lo faccio in quanto non avrò un ritorno. E lì che... Non è vero, Roberto, perché dipende dagli scopi della compagine sociale. Cioè, perché ci può essere effettivamente una compagine sociale che ha l'obiettivo di sviluppare quelli che sono gli obiettivi statutari che si è posti, ma poi può esercitare attività commerciali che portano ad avere un utile dal punto di vista commerciale, non riferimento che tu non hai, e che quell'utile commerciale lo utilizzerai per ampliare quella che è sono le possibilità di investimento per ampliare la tua attività. Cioè, poi non è detto che quella debba essere necessariamente il tuo scopo, il tuo guadagno principale nella vita, però ci possono essere persone che hanno altri guadagni che derivano da altre fonti, che decidono però di creare un'associazione o un'attività non a scopo di lucro perché desiderano investire in settori di carattere sociale e che si pongono anche degli obiettivi di carattere lucrativo, però quel lucro non viene distribuito fra di loro, ma viene utilizzato per ampliare quelle che sono le possibilità della associazione, della cooperativa, della fondazione che hanno deciso di creare, insomma. Cioè, qui probabilmente ci stiamo concentrando sul tema del lavoro che coinvolge personalmente, cioè, lo stiamo vedendo tutti probabilmente dal punto di vista dell'impiego lavorativo e dell'impegno necessario per dare una soluzione ai nostri problemi lavorativi. Cioè, però queste figure, diciamo, sono create anche per altri scopi che non sono necessariamente quello di... Cioè, diciamo che l'utilizzo l'utile deve essere considerato come la remunerazione dei fattori produttivi che possono essere capitale e lavoro. Ora, diciamo, nel momento in cui l'utile viene distribuito
assumendo più gente, diciamo, o pagando di più i lavoratori che sono dentro, è un discorso. Se invece l'utile viene distribuito per remunerare il capitale che viene investito all'interno, il discorso è evidentemente diverso. Ora, al netto, diciamo, delle scappatoie, delle truffe e delle cose simili, il punto è se all'interno dell'impresa sociale è possibile immaginare la possibilità di investimenti, diciamo, di tipo finanziario, cioè di soggetti che ci mettono soldi, ci mettono capitale, ma non ci lavorano. E questo il... è una nuova forma, per essere il, diciamo, il completamento questo di un è... percorso che attualmente non è stato completato in Italia, che non permette, diciamo, di sviluppare adeguatamente il terzo settore. Questa è la novità. Cioè, pensare che ci possono essere dei privati che intendono investire nel sociale, ma contemporaneamente avere anche una remunerazione del capitale che investono. Esatto. Che non, lavoreranno all'interno di quella, che non lavoreranno né nella cooperativa né nell'impresa di qualsiasi genere, ci mettono solo soldi. Nessuno è arrivato alla cooperativa sociale. Sentiamo lui che non ha parlato finora. Io sono partito, diciamo, con una missione sociale. E finalità di lucro no, ha uno scopo pubblicistico sì, perché poi dovrà finire la gestione dei crediti sono bancari con l'inserimento lavorativo. Fatti che comunque sono in una cooperativa sociale che gestisce i servizi solidaritari, però in fase, diciamo, di espansione, per cui vuole anche inserirsi nel discorso di inserimento lavorativo nel senso vantaggiato, per cui sì, fai parte di una comunità di persone motivate e solidali, perché avendo come obiettivo quello di costituire o comunque allargare il servizio nella cooperativa di Bordini, per forse di posto di avere una persone che hanno queste esigenze, altrimenti non ci pensi neanche, insomma, no, allargarti, insomma, con un servizio di cooperativa sociale di bambini. E poi il resto, vuol dire, va da sé, insomma, il fatto che si vuole creare un'impresa democratica, una presa on board, che comunque le cooperative sociali hanno questo. Questo vantaggio di democrazia all'interno della cooperativa, e quindi sono finito, insomma, nella cooperativa sociale di Torino. Sei finito dove già sei. Dove già sei. È coerente con la sua scelta. Quello che è interessante, quello che dice lui, è che il focus è sul lavoro. Cioè lui dice c'è una comunità di persone che lavorano assieme, che devono essere coinvolti, e c'è un gruppo che ha una finalità mutualistica, cioè che vuole che principalmente siano i soci della cooperativa a lavorare là dentro. Quindi quando il focus è sul lavoro è chiaro che la forma giuridica diventa naturalmente quella della cooperativa. Se il focus invece è sul capitale, sembra Marx, diciamo qua, se il focus è sul capitale, è chiaro che la forma della cooperativa non è più adatta e, diciamo, attualmente non abbiamo più una, cioè non abbiamo un percorso normativo così nitido come quello delle cooperative, che insomma hanno invece maturato una storia ormai consolidata, e quindi a un certo punto ci si perde un po' tra l'impresa sociale, l'impresa low profit, non c'è una definizione chiara e alla fine vengono fuori un po' di dubbi. Quindi questo è lo scenario della normativo, diciamo, in Italia. Invece qua lato associazioni,
qua nessuno, tutti vogliono perlomeno. Ah, uno c'è, dai. Lui c'ha la barba, quindi è più molto molto. In realtà, cioè, ho fatto veramente un po' di fatica, perché io pure facevo il discorso di creare un'associazione proprio per semplicità economica, nel senso che mi dava più quell'idea. È partito da sotto, insomma. Sì, cioè, abbiamo fatto per ragione. Invece, guardando così, poi mi sono dovuto un po' giustare tra cooperativa sociale e associazione, insomma. Quindi, rifacendo il percorso, puntualmente mi trovavo ora da una parte o dall'altra. Sì, cioè, il percorso però alla fine mi ha portato più verso l'associazione di promozione sociale, insomma, anche se mi ritrovavo anche nell'associazione conosciuta, però non sapevo bene, insomma, come districarmi, soprattutto all'ultimo, all'ultimo punto che dice volete promuovere attività sociale senza fare profitto. Perché in realtà l'associazione conosciuta potrebbe essere pure l'associazione dei carabinieri in pensione, non necessariamente oppure l'associazione sportiva, non necessariamente ha un obiettivo di utilità sociale, può essere questo qualsiasi tipo di associazione del bridge, diciamo. Quindi è più ampio, insomma. Mentre invece la scelta dello scopo economico... Perché lì è una scelta abbastanza radicale, insomma, tu non ce l'hai o non ce l'hai. Appunto, cioè, però... non lo sai. È una cosa che è un po' blocca, nel senso, io vengo da una realtà dove fare lo psicologo oggi significa sperare in qualche tipo di lucro, ma in realtà non ti arriva mai il lucro, quindi già stai in una posizione... Ma non solo lo sociologo. Diciamo diverse figure che sono professioni italiane che stanno un po'... E il giovane italiano. Quindi pensare ad avere un lucro, onestamente... Dici dove mai c'è rinunciare. Trovare un lavoro appagante che comunque comporti anche una certa società, cioè essere utile socialmente comunque, non fare qualcosa per cui possa anche essere riconosciuto anche il tuo... tutto percorso formativo, quello che sei verso quello che sei portato. Quindi non riuscivo tanto a muovermi tra questo aspetto economico, ma giustamente se faccio qualcosa, cioè, non ci posso andare a perdere, cioè è quello il mio ragionamento, non ci perdo se comunque mi posso permettere. Infatti sono molto propenso alla situazione di promozione sociale proprio per il fatto che si possono creare, ma poi remunerare, insomma, i soci, le cose. Quindi per quello, cioè, mi dava anche più, valore, secondo me, a quello che si può fare poi nella società in questo genere di cose. Quindi facevo veramente difficoltà a muovere tra economico, puntuale, cioè non riuscivo a mettere, ma perché non, forse ho con l'ottica imprenditoriale da un lato, né tantomeno neanche sperare che si può guadagnare 1.000 euro, 2.000 euro. Io ho questo in un'associazione di prossima sociale, nel senso che mi sono trovata proprio nella realtà poi a dover fare una scelta proprio per non spendere troppi soldi, insomma. Avevo un progetto, l'ho presentato alla regione nell'ultimo bando di Cipiattini, ho vinto il Cipiattini con questo finanziamento che ancora non mi è stato erogato, per cui siamo ancora a zero. E, come forma associativa però sinceramente non mi sono sentita. È andata via, possiamo parlare della regione. No, io sono trovata bene, cioè lo staff di Bollenti Spiriti, i Cipiattini sono fantastici, però chiaramente non dipende da loro comunque. Però se ne parla l'anno prossimo. Poi non essendo neanche la mia prima attività, nel senso che io comunque poi faccio, cioè sono una commercialista, quindi faccio. Sinceramente da giovanissima commercialista, nel senso che mi sto affacciando adesso con la professione, mi sono sentita di scegliere un'associazione di promozione sociale per evitare poi tutta una serie di costi che penso dovrebbero, anche perché i soldi non erano tantissimi, per cui ci avrebbero penso stroncato in partenza. E, insomma, questa è diciamo la mia realtà, ecco, perché sono andato molto dal basso, basso. In verità un euro la SRL e ti costa 300 euro l'associazione con lo stesso già. La cosiddetta è anche quello.
dibattito interessante, nel senso che poi perché fare una SRL se non hai un capitale sociale? La SRL si giustifica perché tu hai un capitale sociale che risponde a, come dire, e diventa il soggetto con il quale si pagano i debitori che non vengono a prendersi casa tua o la tua macchina. Se non ce l'hai un capitale sociale, a quel punto perché fare una SRL? Quindi insomma anche rientra in una delle scelte, da un certo punto ci metterei anche, ok, ma tu hai qualche cosa di soldi da mettere in questa impresa o non ce l'hai? Che poi ti può portare a scegliere una cosa piuttosto che l'altra, oppure sei in grado di trovare una fonte o dei soci che mettano quella quota di capitale che ti serve oppure no? Ovviamente questo è un modello esemplificativo, molto utile per chiarirsi le idee. Chiaramente ci sono poi nella pratica un sacco di altre scelte da fare. Rimarrei, insomma, per chiudere sulla sua riflessione, io non so come dire, se lui forse è ricco di famiglia, insomma, però la scelta di andare verso una forma che consenta una remunerazione almeno del proprio lavoro non vuol dire non perderci, cioè una cosa è che ti copri solo le spese, che è una modalità alla quale ormai ci siamo abituati, soprattutto nel sud, dice se almeno non ci rimetto già è qualche cosa. In realtà è chiaro che se tu lavori all'interno di un'organizzazione e non ti paghi, è chiaro che comunque ci stai rimettendo il tuo tempo, ci stai rimettendo le tue competenze, non ci rimetti soldi, ma prima o poi morirai di fame, insomma, e quindi non va bene lo stesso. Per cui comunque la dimensione economica c'è sempre. Quello che è discriminante è, ok, io mi pago il mio lavoro, pago il lavoro delle persone che sono all'interno dell'organizzazione ed utilizzo tutto quello che avanza, se avanza, per far crescere l'organizzazione, oppure pago tutti e quello che avanza ne faccio altro, l'investo in un'altra... Guarda, che non sarebbe male, insomma. Però cioè, arrivare a quello per me già è un bel traguardo, insomma, da quello punta molto a sua rivoluzione sociale, cioè lo stesso ragionamento che poi Secondo me l'aspetto, cioè, la situazione di rivoluzione sociale qui dal basso, secondo me sono anche una buona palestra per testare staff, per testare dinamiche, perché magari diciamo anche la trasformazione, per dire, no, un passaggio successivo verso la cooperativa sociale piuttosto che verso altro, nessuno ci vincola, no, dall'associazione, può essere il fatto di creare un gruppo che per esempio lavora in un determinato modo, per riconoscere un leader in un'associazione che sia in grado per esempio di dire dietro un gruppo, cioè ci sono dinamiche di vario tipo che si possono creare, però potrebbe essere in effetti un'ottima palestra per sperimentarsi. Infatti, senza questo filologico, nel senso costituirsi adesso un'associazione come pensare successivamente una cooperativa, ma parlando già proiettare in questo senso, però parlando anche senza cognizione di cosa, perché io in realtà non so bene dove sto andando a finire, ma perché non essendo un commercialista o non essendo comunque del settore so che voglio fare qualcosa, quindi mai stare a sentire consigli di commercialisti. Io infatti mi autogestisco, mi limito ad autogestire, mi dare consigli ad altri. No, quello sicuramente è chiaro che nella pratica uno inizia con i mezzi che ha, è importante però in qualche modo sapere dove vuoi andare a finire. Cioè, mi fanno segno di chiudere, insomma. Nel senso che le scelte che tu fai strada facendo appunto ti portano poi a non poter più tornare indietro in alcune occasioni, e quindi diciamo se tu parti per una strada però vuoi arrivare da un'altra parte, quello può essere un problema, e nella scelta dei soci per esempio quello è un elemento, cioè scelgo uno che sa fare una cosa o scelgo uno che ha i soldi per fare quella cosa.
Lo faccio a Galatina oppure lo faccio a Londra? Cioè, sono tutte scelte che poi vanno fatte. Adesso per quelli che si possono permettere di mangiare, andiamo a mangiare. Gli altri possono passeggiare qua attorno. Per il 50% di sopravvissuti facciamo un abbiamo visto in realtà stamattina quella che è la situazione attuale, insomma, cosa c'è nel mondo dell'impresa sociale oggi, e adesso facciamo un po' un salto in avanti per capire dove stiamo andando, cioè quali sono le novità che vengono introdotte a livello europeo e che quindi saranno poi recepite in Italia e nei prossimi anni. Innanzitutto i due concetti su cui ci andiamo a concentrare saranno quelli del social business e della social innovation, che gioco forza, essendo una cosa europea, si identificano in inglese. Ed è in realtà anche abbastanza complicato tradurli in italiano, perché io qui ho messo innovazione sociale perché normalmente la traduzione è quella di innovazione sociale. Noi abbiamo spostato un po' di gente di qua, finché c'è posto di qua mettetevi di qua, così siamo tutti dalla stessa parte, tutti all'estrema destra. e la traduzione però innovazione sociale non è proprio esattamente corretta, perché diciamo la traduzione più corretta sarebbe innovazione nella società piuttosto che diciamo proprio innovazione sociale, però ormai in Italia si è affermata questa traduzione di innovazione sociale, quindi utilizziamo questa qui. Che cos'è l'innovazione sociale? Sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare, è una di quelle parole che ormai si usa, è una di quelle parole che in genere i politici quando si cominciano a ripetere devono ripetere per far vedere anche lì che sono sul pezzo, insomma, che sono aggiornati, e però in Italia ha avuto una interpretazione abbastanza diversa rispetto a quella che vedete qua scritta, perché nel tempo si è parlato di innovazione sociale come innovazione che utilizza i social media, i social network, oppure si è parlato di innovazione sociale come utilizzo delle tecnologie, di strumenti tecnici per facilitare la mobilità piuttosto che combattere l'inquinamento e così via. Sono pezzi che stanno dentro il concetto di innovazione sociale, ma che non esauriscono questo ampio concetto. Ovviamente definire una cosa che è innovativa è abbastanza complicato, perché ovviamente nel momento stesso in cui una cosa è innovativa si modifica continuamente, e quindi definirla è pericoloso, perché nel momento in cui la definisci la spinta al cambiamento, alle modifiche, all'innovazione un po' si perde. E, però dovendola inserire dentro dei provvedimenti normativi come le direttive comunitarie e i regolamenti, ovviamente era necessario in qualche modo definirla, e la definizione che ha prevalso dopo un ampio dibattito è questa che vedete qui scritta. Mi tolgo davanti così forse riuscite anche a vederla.
che è una definizione che si è affermata in Inghilterra e in Gran Bretagna, dove diciamo tendenzialmente questo concetto è nato, ed è stata ideata da questo Jeff Mulgan, che ha per primo formulato questa definizione. Jeff Mulgan è attualmente il direttore della di Nesta, che è l'agenzia inglese per l'innovazione tecnologica e sociale. Il governo inglese ha creato 4 anni fa questa agenzia, e poi questa agenzia, strada facendo, 1 anno e mezzo fa è diventata privata. È stata creata dal governo, ha lavorato 3 anni come un'agenzia del governo, poi è diventata una fondazione privata e attualmente quindi gestisce tutte le proprie attività come ente privato. E molte delle cose che vedremo sono state lanciate proprio da questa agenzia, che tra l'altro comincia, insomma, negli ultimi mesi ha cominciato a lavorare anche in Italia. Essendo una fondazione privata, a questo punto si può muovere liberamente e viene chiamata dai vari governi per fare consulenza su questi temi. Quindi gli inglesi hanno inventato un concetto, lo hanno imposto e adesso lo stanno vendendo in altri paesi. La definizione che vedete qui è abbastanza ampia, la leggiamo assieme. Innanzitutto si parla di nuove idee, e quello è l'elemento essenziale dell'innovazione sociale, cioè parliamo di idee e di idee che possono risolvere problemi sociali. Quindi ci sono già questi due elementi essenziali, la necessità di avere un'idea nuova e che questa idea nuova possa risolvere un problema sociale, avere un impatto sociale, come si dice, su un territorio, e possa farlo creando sia, diciamo, utilizzando sia nuove tecnologie, ma anche nuovi strumenti, nuove modalità organizzative. Quindi non è soltanto l'utilizzo di una tecnologia, ma può essere anche un modo diverso di organizzare un'attività, un servizio che si è sempre fatto, ma si è fatto in un altro modo. Oppure utilizzare degli strumenti, dei mezzi che sono tradizionalmente utilizzati in un altro campo e applicarli ad un campo completamente diverso. Oppure utilizzare delle conoscenze anche immateriali, delle competenze delle persone in settori completamente diversi rispetto a quelli dove normalmente sono state utilizzate, che sono un biologo che si occupa di sociologia piuttosto che un sociologo che lavora nel campo dell'ingegneria urbanistica, piuttosto che un architetto che si occupa di formazione utilizzando dei modelli di design all'interno di processi formativi. Quindi c'è molta, diciamo, contaminazione in settori diversi, utilizzando competenze e strumenti che provengono da altri settori. Quindi, come vedete, sia la componente tecnologica che quella, chiamiamo, dei social media, dei social network, sono presenti all'interno di questa definizione, ma sono un pezzo e non esauriscono, come invece, diciamo, per lungo tempo si è pensato in Italia, non esauriscono il tema dell'innovazione sociale. Questa definizione, presente appunto in questo primo libro sulla social innovation del marzo 2010, questo libro è stato anche tradotto in italiano, è stata poi praticamente paro paro ripresa all'interno dei regolamenti comunitari e quindi è diventata un po' la definizione ufficiale dell'Unione Europea per quanto riguarda innovazione sociale. Ovviamente una volta che è stata recepita questa, chiaramente ha cominciato a diffondersi come definizione ufficiale e quindi ormai quelle definizioni che inizialmente si erano affermate in Italia si stanno progressivamente indebolendo proprio perché c'è una definizione ufficiale di riferimento all'interno della normativa. Adesso si è bloccato il tipo qua. Ecco. Quali sono gli elementi essenziali quindi per potersi
parlare di innovazione sociale? Innanzitutto abbiamo detto l'elemento della novità. Cioè, se non c'è cioè un'idea nuova, un approccio nuovo rispetto a quello che normalmente viene utilizzato, non stiamo parlando di innovazione sociale, stiamo parlando di qualcosa che può essere utile, ma l'elemento della novità, dell'innovazione, deve essere presente. Un altro elemento, e qui c'è una definizione molto interessante che era stata data dallo stesso Molgan prima di elaborare una definizione più strutturata, cioè che l'innovazione sociale sono delle buone idee che funzionano. Perché l'efficacia delle idee rappresenta un elemento costitutivo per potersi parlare di innovazione sociale. Cioè, la novità non deve essere fine a se stessa, una cosa bella ma che non serve a niente, ma deve effettivamente potersi dimostrare che ottiene un risultato. Il risultato a cui si tende è proprio l'impatto sociale. Il concetto di impatto sociale è un concetto abbastanza nuovo per quanto riguarda diciamo la misurazione dell'efficacia di progetti, interventi, ed è un concetto che noi normalmente non utilizziamo quando presentiamo dei progetti o delle richieste di finanziamento, perché normalmente tutti quelli che hanno avuto esperienza di presentare progetti con i classici formulari o application per quelli che l'hanno fatto sul piano europeo sanno che all'interno di un formulario c'è sempre la parte relativa ai risultati attesi. I risultati attesi o gli outcome o deliverable a seconda di quale tipo di formulario si utilizza, sono normalmente delle cose concrete molto misurabili e che possono essere, ad esempio, se stiamo presentando un progetto di recupero, che ne so, dei bambini che abbandonano la scuola, il risultato viene misurato in termini di quanti bambini abbiamo recuperato, quanti sono stati reintrodotti all'interno di un percorso diciamo regolare di studio mentre precedentemente lo avevano abbandonato. E questo è un risultato atteso molto importante, ma che però non ha nulla a che fare con il concetto di impatto sociale. L'impatto sociale vuol dire l'avere risolto il problema dell'abbandono scolastico, e cioè il fatto che non si presenti più il problema di bambini che abbandonano la scuola. Quindi, per capirci meglio, se noi ci focalizziamo su un quartiere che ha un tasso di abbandono scolastico particolarmente elevato e rivolgiamo il nostro intervento a recuperare, che ne so, 50 bambini che in quel quartiere hanno abbandonato la scuola e li riportiamo a scuola, stiamo ottenendo un risultato sociale significativo. Ma per avere l'impatto sociale noi dobbiamo eliminare completamente da quel quartiere il problema dell'abbandono scolastico. Quindi è chiaro che la dimensione che viene richiesta per ottenere un impatto sociale significativo è diversa rispetto a all'intervento puro e semplice. E si parla di innovazione sociale quando il nostro obiettivo è risolvere il problema, non aiutare alcuni di coloro che sono soggetti a quel problema. Un altro elemento essenziale per parlare di innovazione sociale è proprio il tema della collaborazione e della condivisione. Cioè, non ha senso, non si può parlare di innovazione sociale se io ho una buona idea e me la tengo per me, per timore che altri se la rubino, cosa che, diciamo, normalmente avviene soprattutto alle nostre latitudini, insomma. Il concetto di innovazione sociale parte invece dal presupposto che se io condivido questa idea e ci lavoro assieme con altri, questa idea migliora e può diventare più efficace e ottenere un maggiore impatto. E potete capire molto bene quale sia l'importanza su questa dimensione dell'utilizzo dei social media. Perché è chiaro che se io ho un'idea e la condividiamo dentro questa stanza con 30 persone, avrò un certo numero di feedback e potrò lavorare e migliorare questa idea in un certo modo, ma se io la metto su Facebook e viene commentata
e discussa e approfondita da migliaia di persone, probabilmente il livello di sviluppo e di miglioramento di questa idea potrà essere molto maggiore, perché da altre parti del mondo potrebbero avere già sperimentato qualche cosa di simile, potrebbero avere lo stesso problema e avere sperimentato soluzioni diverse che si possono confrontare e così via. Quindi quanto il concetto è che quanto più ampia la condivisione dell'idea, tanto maggiore potrà essere l'impatto sociale che questa idea può generare. E alla fine l'ultimo elemento è quello della sostenibilità sociale ed economica. Altro paragrafo che in genere c'è sempre nei formulari è quello di spiegare come si proseguirà l'attività dopo che il finanziamento è finito. In genere quello è il paragrafo che viene copiato tale e quale con un copia e incolla da tutti i formulari precedenti, perché nessuno ci dà importanza. In realtà questo, per potersi parlare di innovazione sociale, è un elemento determinante. Cioè noi dobbiamo garantire che questa buona idea, che funziona e che genera un impatto, possa durare nel tempo. Perché poiché stiamo perseguendo un obiettivo di risolvere un problema in maniera definitiva, è chiaro che non possiamo avere un periodo di tempo troppo breve per il quale, cioè, quello paragonabile alla durata di un finanziamento della regione o della Commissione europea. Dobbiamo costruire questa modalità innovativa in maniera che si possa mantenere nel tempo in maniera costante. E chiaramente questo anche e soprattutto dal punto di vista economico. Quindi ci dobbiamo sempre porre il problema: quando questo finanziamento sarà finito, sin da subito ci dobbiamo porre il problema di, una volta finito il finanziamento, questa attività che io ho messo in piedi come si mantiene. Se questa attività non si mantiene, non soltanto non funziona, ma non è manco un'attività di innovazione sociale, non può essere definita come innovazione sociale. Ovviamente tutto ciò diventa, a parte che è un interessante esercizio accademico, diventa anche concretamente molto importante, perché questi concetti rappresenteranno la base della valutazione di tutti i progetti che verranno presentati nella nuova generazione, come si suol dire, di programmi europei per i prossimi 7 anni. I programmi nello specifico li vedremo la prossima volta che ci incontriamo, anche perché sono, come dire, in una fase di programmazione, cioè non sappiamo ancora la dotazione finale di risorse dei vari programmi, per alcuni programmi non sappiamo nemmeno come saranno articolati nello specifico, soprattutto non sappiamo nulla di quelli che sono i programmi dei cosiddetti fondi strutturali, cioè quelli che transitano attraverso le regioni, pur essendo fondi europei, perché le regioni per lo più non hanno nemmeno cominciato a programmarli, però il Ministero dello Sviluppo Economico ha una cabina di regia che sta cominciando praticamente adesso, insomma, gli ultimi mesi, questo lavoro, ma non sappiamo, non abbiamo ancora grandi informazioni su questo, se non per grandi linee. Però la Commissione europea già da tempo ha stabilito qual è la strategia dei prossimi 7 anni, diciamo fino al 2020, infatti la strategia si chiama Europe 2020 per quelli là che fanno la Bocconi, o Europa 2020 per quelli là che sono al di sotto del Garigliano. E in questa strategia tutti gli obiettivi, le priorità sono già state definite. Quello che non è ancora definitivo sono le risorse che verranno messe sulle varie priorità. Questo lo dovremo sapere, diciamo, nel giro di un mese, sì, poco più, e poi come verranno articolate sui vari programmi operativi. Nell'ambito di questa strategia, un pezzo importante è quello che viene definito l'unione dell'innovazione. L'Europa del 2020 dovrà essere un'Europa più intelligente, più sostenibile e più inclusiva. Questi sono i 3 capisaldi della strategia dell'Unione Europea. Perché questa Europa sia
smart, inclusive and sustainable, deve rispettare, cioè sono state definite le cosiddette iniziative prioritarie, che flagship initiative della, del, nell'ambito di questa strategia. Una di queste è appunto l'unione dell'innovazione. Che cosa ci dice l'Europa dentro questa innovazione, dentro questa unione dell'innovazione? Ci dice che l'innovazione sociale, cioè quell'innovazione che non è solo tecnologica o scientifica, ma è inclusiva di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, deve essere sostenuta dagli Stati membri e dalla Commissione europea fino al 2020. Vuol dire che la Commissione europea ha, tra virgolette, dato ordine agli Stati membri di inserire l'innovazione sociale all'interno delle proprie priorità, anche per quanto riguarda i programmi operativi regionali e i programmi operativi nazionali, che se nella precedente programmazione erano concentrati sulla cosiddetta economia della conoscenza, erano concentrati sul rischio idrogeologico, sulle reti infrastrutturali dei trasporti, in questo caso uno degli obiettivi principali, delle priorità, diventa proprio l'innovazione sociale, così come l'abbiamo definita. Concretamente vuol dire che nel prossimo POR della Regione Puglia ci dovrà per forza essere un asse che parla di inclusione sociale, dentro cui ci dovranno essere tutti gli strumenti e i fondi per sostenere iniziative di innovazione sociale, così come le abbiamo definite. Tutto questo non è nato perché qualcuno a livello di Commissione europea si è messo lì, ha fatto lavorare clamorosamente il proprio cervello per vedere come risolvere i problemi pesanti dell'Unione europea, ma è nato abbastanza per caso, perché il presidente Barroso, quando era primo ministro del Portogallo, aveva un suo ministro, Diogo Vasconcelos, che era uno dei principali esperti di queste modalità di innovazione non tecnologica al mondo. Questo Diogo Vasconcelos sfortunatamente è morto all'improvviso quando Barroso è diventato presidente della Commissione europea, e Barroso, preso dalla tristezza e dallo sconforto per la morte di questo suo collaboratore, ha deciso di focalizzare e concentrare gli sforzi della strategia per il 2020 su questo tema, prendendo tutti gli insegnamenti che Diogo aveva sviluppato in quegli anni, tant'è vero che c'è attualmente aperto un bando europeo per l'innovazione sociale dedicato alla memoria di Diogo Vasconcelos, dove si finanziano tutte le idee innovative di start-up con 30.000 euro che hanno le caratteristiche che abbiamo detto, ed è già, diciamo, il terzo anno che viene proposta questa modalità di finanziamento delle idee. Cioè lì non vi chiedono di presentare un progetto, vi chiedono di scrivere una paginetta in cui descrivete solo la vostra idea in maniera molto generica. Quelle migliori verranno poi inserite in un processo di accompagnamento attraverso una serie di workshop che si fanno prevalentemente a Bruxelles, per essere accompagnati alla realizzazione, e poi mi pare che le migliori tre vengono finanziate. Tutto questo percorso è nato praticamente a marzo del 2011, momento in cui è partito anche la piattaforma Social Innovation Europe, che è una piattaforma dove voi potete trovare tutto ciò che succede in Europa nel campo dell'innovazione sociale. La piattaforma è scritta in inglese, c'è una sezione dedicata all'Italia che è anche in italiano, però ovviamente se volete un po' navigare e curiosare in quello che succede negli altri paesi, trovate tutto scritto in inglese. Dubbi? Silenzio, questo è il post pranzo. Questo ve l'ho già detto, quindi acceleriamo un po'. Allora, come viene finanziato tutto ciò? Concretamente è già stato costruito un programma che si chiama proprio per l'occupazione e l'innovazione sociale, EASY, perché alla Commissione europea piace fare gli acronimi
che significano qualche cosa, quindi questo qua si chiamerà Easy, che assorbe i programmi attualmente in funzione, Progress, Eures e Microfinance Facility. Non so quanti di voi conoscono questi programmi, però insomma magari ci entriamo un po' più dentro la prossima volta. Easy però è il programma che consentirà di sperimentare con circa un centinaio di milioni di euro idee innovative nella prossima programmazione. Quindi è un programma che attualmente non funziona ancora, ma inizierà a essere operativo dal 1 gennaio 2014, sempre che approvano il bilancio della Commissione Europea. Cosa fa questo programma? Diciamo, le cose più interessanti sono innanzitutto, come dire, la distribuzione ipotetica delle risorse. Dico ipotetica perché appunto non c'è ancora l'approvazione finale del bilancio, quindi in teoria potrebbero impazzire e dire ok, abbiamo scherzato fino adesso, oppure qualche paese potrebbe rifiutarsi di mettere soldi nel bilancio comunitario e quindi potrebbero essere tagliate. Però diciamo che questo, a meno che non succeda veramente un cataclisma, non dovrebbe avvenire, e quindi la distribuzione di risorse è questa. Quindi circa 90 milioni, 95 milioni verranno destinati all'impresa sociale nelle modalità innovative che tra l'altro abbiamo anche visto stamattina. 87 milioni saranno dedicati alla microfinanza, il microcredito, che pure è un altro sicuramente strumento di cui avete sentito parlare, però in una logica di diciamo di fondo rotativo, nel senso che non saranno fondi, non saranno risorse erogate direttamente alle imprese, alle microimprese, ma saranno risorse che verranno date ad alcuni istituti finanziari, di credito, banche, eccetera, che a loro volta dovranno utilizzarli per finanziare delle iniziative di microimpresa. Questo vuol dire che la ricaduta dell'utilizzo di queste risorse dovrebbe essere molto maggiore rispetto alle risorse che vengono destinate a questa Commissione europea, perché questi istituti di credito dovranno poi metterci risorse proprie per poter essere autorizzati a utilizzare quelle dell'Unione Europea. Già ci sono nella precedente programmazione alcuni esempi di strumenti di questo genere, quello che abbiamo visto prima, il Microfinance Facility, cioè i servizi per la microfinanza, viene gestito in Italia da un paio di BCC, che finanziano appunto queste banche di credito cooperativo, che finanziano questo microcredito utilizzando in parte risorse della Commissione europea, in parte risorse proprie. Non entriamo nel merito di questo, perché altrimenti diventa poi complicato, e quindi questo ve lo salto. BCC di Cosenza e quella di Bologna sono... Ma ci sono anche altri strumenti che voi avete anche sperimentato, ad esempio qua in regione, che utilizzano fondi europei per finanziare start-up di imprese sociali o imprese innovative. Uno degli strumenti è appunto i piccoli sussidi, la sovvenzione globale sui piccoli sussidi, che pure utilizza fondi europei. Ci sono strumenti che vengono messi in campo, ad esempio c'è un programma che si chiama Jeremy, che è un programma addirittura del Fondo Europeo degli Investimenti, che dà alle varie regioni delle quote di cofinanziamento per sostenere la nascita di imprese, non soltanto sociali in quel caso, nuove imprese. Quindi diciamo che ci sono attualmente già degli strumenti disponibili, con risorse ormai abbastanza limitate, perché siamo alla fine del periodo di programmazione, che era 2007-2013. In Italia molte di queste risorse non sono state ancora utilizzate, quindi poi bisogna vedere come si farà la corsa in questi ultimi mesi per riuscire a utilizzarle, perché una cosa che dovete sapere rispetto a quello che normalmente esce scritto sui giornali, e cioè che il Sud Italia è in ritardo nell'utilizzo dei fondi europei, eccetera, eccetera, la possibilità di spendere questi fondi europei sarà aperta fino a giugno del 2015,
quello che deve essere fatto entro la fine dell'anno è impegnare queste risorse, cioè stabilire su che cosa verranno spese ed assegnarle a chi poi le spenderà. Se poi chi ha avuto l'assegnazione di queste risorse non deve spenderle entro la fine dell'anno, ma avrà tempo fino al giugno del 2015 per poterle utilizzare. Quindi in realtà abbiamo ancora quasi 2 anni per utilizzare queste risorse che non sono state spese. Dipende dalla linea di finanziamento. Nel caso, per esempio, di risorse che hanno come utilizzatore finale, un termine diciamo, che ha avuto un'altra accezione negli ultimi tempi, ma l'utilizzatore finale di queste risorse, se è l'imprenditore, quello che deve avvenire è che la regione o il ministero o comunque l'autorità che gestisce i fondi faccia il bando, cioè assegni quelle risorse sul bando e che quindi il bando sia aperto. Il bando deve scadere prima, però le risorse possono essere spese dopo. Cioè una volta che il bando è stato fatto, ha esaurito il suo iter amministrativo, diciamo le risorse sono ormai impegnate per realizzare quella cosa lì, poi il fatto che l'imprenditore che alla fine vince il bando le spenda materialmente nell'anno successivo, fino al giugno 2015, va bene lo stesso. E lo stesso avviene se il destinatario di queste risorse è un ente pubblico, quindi il comune di Galatina, ha un progetto approvato dalla regione. Nel momento in cui il progetto ha esaurito tutto l'iter amministrativo, quindi è approvato in maniera definitiva, entro la fine dell'anno il Comune di Galatina potrà spendere queste risorse anche nel prossimo anno e mezzo. Il problema è che chiaramente una serie di interventi, e lì ci può essere il rischio di perdere risorse, è che se ci sono degli interventi infrastrutturali, degli interventi che richiedono diciamo investimenti massicci, è chiaro potrebbe non bastare l'anno e mezzo di tempo per spendere effettivamente tutto. Allora in quel caso, se non verrà poi effettivamente speso tutto, c'è il rischio di perdere. Il rischio di perderli vuol dire sostanzialmente che questi soldi non verranno, dovranno essere dalle regioni restituiti alla Commissione europea, che li utilizzerà per fare altre cose. Non è che poi si perdono, però insomma non potranno essere utilizzati più per quello per il quale erano stati programmati 6 anni fa. Insomma. In realtà c'è anche una scadenza nella revisione del bando. Cioè il bando deve essere messo entro la fine dell'anno, quindi in teoria ci dovrebbe essere un'esplosione. Ma se sono cose che vengono messe a bando, perché molte di queste misure non sono quelle che vengono messe a bando, sono quelle che poi hanno dei beneficiari ampi, però insomma l'intervento infrastrutturale, la strada piuttosto che il marciapiede, piuttosto che l'ospedale, sono cose che non vengono messe a bando, vengono realizzate, e lì basta che sia completato l'iter amministrativo che stabilisce che quelle risorse dovranno per forza essere utilizzate. Un altro programma interessante, importante per la prossima programmazione, che qui vi accenno, è anche qui, i bocconiani dicono Horizon 2020, noi diciamo Horizon 2020, che è il programma per la ricerca scientifica e tecnologica. È un programma molto ricco, sono 73 miliardi di euro, e all'interno di questo programma per la prima volta ci sarà anche il tema dell'innovazione sociale, ci sarà una priorità dedicata all'utilizzo di tecnologie per risolvere i problemi sociali, il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione, l'utilizzo di energie rinnovabili, tutta una serie di argomenti che noi abbiamo molto sentito parlare negli ultimi anni,
potranno essere finanziati utilizzando questo, questo programma, che ovviamente queste sono risorse diverse rispetto a quelle delle regioni, sono risorse che vengono gestite direttamente a Bruxelles. In Italia che cosa avviene sul tema dell'innovazione sociale? Una prima sperimentazione interessante è stata un bando fatto dal MIUR lo scorso anno, diciamo a inizio di quest'anno, o meglio, alla fine dello scorso, poi è stato aggiudicato a inizio di quest'anno, che si chiamava proprio Smart Cities and Social Innovation. Anche in Italia hanno fatto il bando chiamandolo in inglese, insomma, fa figo. E questo bando è stato un bando che ha avuto una notevole dotazione di risorse, perché a un certo punto cosa è successo? Il precedente ministro Barca si è reso conto dei ritardi nell'utilizzo delle risorse e ha detto: a questo punto, per accelerare la spesa, la cosa migliore è dare i soldi direttamente a quelli che realizzano le cose sul campo, piuttosto che farle passare per le regioni, per i comuni e così via. E quindi una serie di risorse che erano state destinate, che dovevano essere spese per attività di ricerca e che dovevano dal Ministero essere assegnate alle università o ad altri centri di ricerca e poi da queste andare ai singoli ricercatori, sono state riprogrammate e si è saltato il passaggio, diciamo, intermedio, dandolo direttamente a gruppi di giovani ricercatori che potessero utilizzarle, coinvolgendo però nelle partnership le università, i centri di ricerca, eccetera, eccetera. Quindi è stata una sperimentazione in qualche modo particolare. Infatti, come dire, il processo che si è seguito è stato abbastanza contorto, nel senso che questi giovani ricercatori riuniti in associazioni non profit, perché gli si chiedeva di essere riuniti in associazioni non profit, devono però rispettare in buona parte i vincoli che sarebbero stati dati alle università e ai centri di ricerca, perché non si è potuto cambiare la modalità di utilizzo di queste risorse, si è dovuto rispettare quello che era già stato definito nel momento in cui erano stati programmati, proprio che ci si è resi conto che le università non avrebbero mai fatto in tempo a organizzarsi per spenderli, allora si è andati direttamente ai ricercatori. E questo bando ha comunque messo a disposizione quasi oltre 650 milioni di euro, quindi non una cifra piccola per un bando nazionale, per fare iniziative di questo genere. Tra l'altro credo che in Puglia ne siano venute fuori diverse di progetti finanziati con questo bando, che poi strada facendo appunto si stanno imbattendo in queste difficoltà procedurali, ma comunque è stata una modalità che ha introdotto il concetto dell'innovazione sociale in Italia. Di fatto prima di questo bando non si parlava di innovazione sociale, poi appena un ministero ci ha messo 650 milioni di euro sono diventati tutti quanti grandi esperti di innovazione sociale in Italia. Sempre nel precedente governo erano state istituite due gruppi di lavoro, anche qui task force per sempre perché fa figo, uno era del MIUR e l'altro del Ministero dello Sviluppo Economico, e che avevano il compito di studiare innovazioni da introdurre, uno per quanto riguarda la cosiddetta agenda digitale e l'altro per quanto riguarda le start-up. Uno dei risultati di questi gruppi di lavoro è stato questo decreto Crescitalia con le start-up innovative che abbiamo visto stamattina. Un altro risultato è stato la creazione dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione dell'agenda digitale, agenzia nazionale che per adesso ha un presidente, un consiglio di amministrazione, non si è capito ancora che cosa fa, però diciamo per adesso è stata istituita. E attualmente c'è anche questo gruppo GECES di cui faccio parte, che invece appostato al Ministero del Lavoro, che ha come compito quello di sviluppare proprio il tema dell'impresa sociale e dell'economia sociale.
Domande sul team? Eccolo là. Innovation. Praticamente avevamo come idea la diffusione dell'ebook in sostituzione delle dispense cartacee all'interno dell'Università di Bari, con partenariato del rettore dell'Università di Bari. Abbiamo avuto difficoltà nel compilare il formulario e soprattutto nel budget che avevamo previsto, 1,5 milioni di euro. E come sarebbe stato possibile appunto gestire 1,5 milioni di euro tra ragazzi con un'associazione di promozione sociale? Ecco, quello è il mio dubbio più grande, insomma. Cioè, sì, a livello di fiducia parliamo, a livello di credibilità bancaria, di solvibilità, di rapporti con i fornitori, insomma, credo che sia abbastanza. Comunque non c'è stato finanziato. In ogni caso, ti hanno risolto il problema. No, in realtà tutti quanti dovevano candidarsi come associazione non profit nel primo bando. Il secondo bando invece ci si poteva candidare addirittura come singoli individui. Il problema è stato che poiché quando avevano programmato l'utilizzo di questi fondi erano fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, ed erano fondi che dovevano essere destinati alle università e ai centri di ricerca, cioè a dei soggetti senza scopo di lucro. Quando hanno spostato questi fondi da come erano stati programmati a un utilizzo diverso, cioè direttamente per attività di ricerca, diciamo, sul campo, non hanno potuto bypassare i vincoli che erano già stati dati, cioè dovevano comunque andare a soggetti che non avessero scopo di lucro e che facessero ricerca. Quindi che cosa è successo? Che l'idea è stata: come facciamo ad aggirare questa cosa? Imponiamo che siano associazioni senza scopo di lucro quelli che possono candidarsi. Esatto, sì, anche per costituite successivamente. E che comunque all'interno del progetto ci debba essere una prevalente componente di ricerca. Chiaramente mo questa cosa ovviamente ha fatto sì che effettivamente queste associazioni o questi gruppi di giovani hanno avuto approvato il finanziamento, si sono trovati poi esattamente di fronte ai problemi che dici tu, cioè con un'associazione non profit una serie di cose non le puoi fare. E questo ha rallentato l'attuazione poi effettiva sul campo di questi progetti, così come in molti casi i progetti hanno inserito una componente di ricerca, perché ci doveva essere per forza questa componente di ricerca, ma in realtà, essendo progetti in molti casi non presentati da ricercatori associati, ma da giovani che non facevano ricerca universitaria, hanno inserito una componente di ricerca che in realtà era un po' strumentale a potersi candidare su quel bando, non perché già facessero ricerca. E quindi hanno dovuto poi effettivamente andare a inserire, a coinvolgere dei soggetti che facessero ricerca con dei vincoli legati al fatto che, ad esempio, tutte le gli incarichi di consulenza che vengono fatti nell'ambito di questi bandi possono essere fatti solo a soggetti che nell'oggetto sociale c'hanno, che fanno ricerca. Non possono essere dati a società qualunque che fanno, che so, comunicazione piuttosto che consulenza di ogni genere. Deve essere necessariamente un centro di ricerca. Quindi la cosa è andata poi marciando abbastanza con difficoltà, anche perché si richiedeva comunque un cofinanziamento abbastanza cospicuo, del 20%. È chiaro che se tu presenti un progetto di 2 milioni di euro, il 20% sono 400.000 euro, e i famosi tre ragazzi, diciamo, che non hanno un euro, era molto difficile che potessero mettere questo cofinanziamento. Inizialmente non era nemmeno prevista la possibilità che il finanziamento, che questo cofinanziamento fosse, come si suol dire, in natura, cioè all'inizio no, adesso è possibile, perché hanno, diciamo, il lavoro che questi tre giovani, cioè, svolgono all'interno del progetto può essere quantificato
e messo a cofinanziamento. Ed è stata una modifica fatta in corso d'opera. Le difficoltà sono proprio state dovute al fatto che hanno spostato questi soldi da una voce all'altra, però hanno dovuto mantenere, perché l'operazione fosse approvata a Bruxelles, hanno dovuto mantenere una serie di vincoli. E non è l'unica operazione di spostamento che è stata fatta da Barca, per esempio il cosiddetto piano di azione e coesione che finanzia gli interventi per i minori e per gli anziani, con anche lì 300-400 milioni di euro, è un altro esempio di risorse che i comuni, per le destinate alle politiche sociali dei comuni, che i comuni non sono riusciti a programmare e che sono stati inseriti in un unico piano nazionale e redistribuiti, e verranno redistribuiti a bando direttamente agli operatori sociali sul territorio. Diciamo, si è cercato di accelerare la spesa proprio in questa modalità, perché il problema era dobbiamo impegnarli entro la fine dell'anno tutti quanti. Poi vediamo se si spendono, l'importante era impegnarli. E questo, diciamo, ha comunque comportato ovviamente una serie di difficoltà. Qua adesso, come abbiamo detto, funziona il collegamento a internet? Vai, non fa niente, dai, insomma, evitiamoci complicazioni. Anche perché se può. Chi è il computer? Chi è? Ah, vabbè. Ok, vai, lasciamo. No, ma quella è accesa, quindi è già... infatti, c'è, è accesa. Questo non credo che abbia la scheda wireless. No, c'è. Però, sì, ci sta. Però non hai messo il cavetto... No, abbiamo detto, diamo la wireless così, è più libero il cavetto. Ah, l'hai preso tutto il cavetto. Sì.